Guerra significa morte. E l'uomo, nato per vivere, è giusto che la odi e ne abbia paura. 1959. Esce La Grande Guerra, un film di Monicelli, prodotto da Dino De Laurentiis, con Vittorio Gassman e Alberto Sordi come protagonisti. Un film che mette insieme la tragedia e la commedia all'italiana per quanto riguarda i toni che vengono usati nel film. È forse il più grande film di guerra che sia mai stato prodotto in Italia. È un film che racconta in maniera corale le vicende di un gruppo di commilitoni nel 1916, durante la Prima Guerra Mondiale. Lo racconta lasciando perdere quelli che erano stati fino a quel momento tutti quanti i toni estremamente ironici della commedia all'italiana, per trasportarsi di più su una tragedia dettata dal fatto che la ricostruzione storica è stata molto fedele. Ha vinto tanti premi, è stato nominato all'Oscar come miglior film straniero, ha vinto il Leone d'Oro a Venezia ex aequo con un film di Rossellini, ha vinto 3 David di Donatello e 2 Nastri d'Argento. Un film che ha avuto un grandissimo successo anche all'estero, per esempio in Francia. Silvana Mangano in questo film recitò tutto quanto in romano e poi, una volta concluso, si ridoppiò in Veneto. Questo film è stato una profonda denuncia all'inutilità della guerra e i soldati che venivano descritti in maniera miserevole, tutti sporchi, tutti in condizioni di vita precarie, fecero sì che il film fu mal accettato dalla politica del tempo, che vedeva la guerra come atto di eroismo, ancora attaccata al fascismo, tant'è che ne subì la censura per i minori di 18 anni. Una delle frasi cardine pronunciate da uno dei protagonisti, in questo caso Alberto Sordi, descritto come l'eroe vigliacco dei due, fu: prima che ci fosse il finale così contrastato, così contestato, dove i due eroi muoiono per fucilazione, la frase che era in quel momento un urlo terrificante e diceva: io non voglio morire!